Con una organizzazione da grande evento e una scenografia di impatto, l'Università di Camerino ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 20 anni del Master di secondo livello Manager di Dipartimenti Farmaceutici, in collaborazione con l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. Per celebrare questo successo del Master, diretto dal professor Carlo Cifani, in tanti si sono ritrovati all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino, in occasione del convegno Farmaci e Medical Devices, nuova governance tra presente e futuro. Oggi abbiamo organizzato questo convegno in occasione dei 20 anni del Master. È un percorso molto lungo, articolato e dettagliato nei vari anni di formazione che hanno visto la partecipazione di tantissimi farmacisti ospedalieri di tutte le regioni italiane che attualmente occupano le posizioni di direzione di struttura complessa o di strutture dirigenziali all'interno del sistema sanitario nazionale, in strutture ospedalieri o territoriali. Un percorso che di anno in anno si è sempre continuamente rinnovato con un coinvolgimento di un numero estremamente ampio di docenti e di professionisti che sono intervenuti durante le lezioni per poter fornire anche per ogni tematica affrontata tutti i punti di vista appunto da professionisti diversi. E tematiche affrontate nell'ambito della gestione manageriale dei dipartimenti farmaceutici, della gestione economico-finanziaria dei dipartimenti farmaceutici, gestione del personale e poi tutte tematiche sempre manageriali nell'ambito specifico della farmacia, quindi la farmacia ospedaliera come le scelte manageriali nella gestione dei dispositivi medici e anche nelle preparazioni di farmaci antitumorali e altre tematiche appunto specifiche per i farmacisti. E la giornata di oggi raccoglie in questo evento tematiche sul nuovo ruolo del farmacista ospedaliero all'interno del PNRR e tematiche sulle sfide che affronteranno appunto i farmacisti nell'ambito della gestione delle malattie rare, dei farmaci orfani, nell'oncologia, nell'infettivologia e poi anche la gestione appunto dei dispositivi medici, dei medical device. Il professor Cifani nel suo intervento introduttivo ha ricordato e ringraziato le persone che negli anni hanno contribuito al successo del Master, caratterizzato da incontri e contaminazioni con personalità e professionisti del settore. Il successo e l'entusiasmo che ha visto gli iscritti anno dopo anno crescere sempre di più e ogni anno abbiamo sempre superato il numero massimo delle richieste di iscrizioni e credo che una delle chiavi del successo è stata sicuramente una didattica di altissimo livello, una didattica estremamente aggiornata, una rapidità del cambiamento nel rispondere alle esigenze che vengono al mondo della professione e quindi anno dopo anno abbiamo cambiato appunto dei moduli o abbiamo fatto giornate come questa di oggi di aggiornamento sulle tematiche più rilevanti per la sanità. E poi sicuramente anche la costruzione di una fortissima e ampia rete a livello nazionale di tutti gli iscritti al Master che in questi anni sono continuamente in contatto tra di loro per appunto qualsiasi problematica e per qualsiasi aggiornamento da una regione a un'altra dove appunto lavorano. Ad aprire le giornate di lavoro è stato il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, che ha evidenziato il valore e il percorso del Master. Questo è un vero esempio di Ateneo che secondo me lavora insieme alle imprese, in questo caso farmaceutiche, agli enti, alle istituzioni, penso alle regioni, alle province che supervisionano le attività di farmacie ospedaliere e anche a professionisti che nel tempo si preparano, migliorano la propria preparazione e con sapienza cercano di dare un contributo importante a quelle che sono le problematiche del sistema sanitario nazionale. È bellissimo poter vedere qua più di 500 persone che vengono da tutta Italia, formate già qua e che continuano a formarsi qua e queste persone grazie al supporto di Unicam poi ritornano nelle loro sedi e portano quelle buone pratiche, quelle informazioni, quelle novità, quelle innovazioni dal punto di vista di ricerca e sviluppo che consentono alle aziende sanitarie piuttosto che alle aziende ospedaliere di fornire al paziente, ai pazienti,
un migliore trattamento. Voi immaginate quante idee, quante progettualità, quante reti si possono costruire con questa comunità e quanti casi virtuosi possono nascere, diciamo, da iniziative di questo tipo. Un grazie al professor Cifani, che da anni coordina queste iniziative, un grazie alla Scuola del Farmaco, che è un'assoluta eccellenza del nostro Ateneo, lo testimoniano anche le iscrizioni che abbiamo quest'anno all'interno di quella Scuola del Farmaco. Abbiamo veramente numeri importantissimi sia per il corso di laurea in farmacia che per il corso di laurea di chimica e tecnologie farmaceutiche, e continueremo così. Continueremo con grande impegno, sicuri che le attività formative che eroghiamo sono attività formative indispensabili e utili per tutte le persone che sono qua. Protagonisti, tra gli altri, il presidente SIFO, Arturo Cavaliere. 20 anni di un master sono un percorso piuttosto lungo, tra l'altro in un periodo di tempo dove le cose sono enormemente cambiate, anche in questo campo. All'inizio quasi una scommessa, adesso dobbiamo dire che le sfide si intensificano, ma la formazione resta il punto centrale. Davvero una grande sfida quella che è iniziata 20 anni fa, in cui l'Università di Camerino insieme a SIFO hanno intravisto una possibilità enorme, quello di far crescere i nostri professionisti abbracciando il cambiamento in atto. E pertanto la formazione è diventata la prima mission sia della nostra società scientifica e sia dell'Università di Camerino per professionisti della salute che hanno sempre di più la necessità di aggiornarsi e di formarsi, perché la formazione è importante in ogni settore, lo è ancora di più in sanità, perché ha un solo valore insieme alla ricerca clinica. Significa vita. La giornata di oggi è una giornata di celebrazioni, ma anche una giornata di riflessione e di proposte su una nuova governance per la migliore gestione dei dispositivi medici e dei farmaci ad altissimo costo. Noi farmacisti, molto attenti all'efficacia e alla sicurezza delle cure, abbiamo una necessità, quella di garantire la cornice clinico-assistenziale nel rispetto appunto della governance economica. E il primario emerito dell'ospedale di Bergamo e coordinatore scientifico del Master, Giancarlo Taddei. Con l'Università di Camerino una collaborazione, sono 20 anni di Master, ma poi ci sono anche i rapporti, gli obiettivi, i progetti in comune? Sì, in assoluto, sono stati 20 anni splendidi dove abbiamo collaborato con l'Università di Camerino, dove abbiamo costruito questi percorsi formativi, ma abbiamo dato attraverso l'esperienza vissuta in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, offerto la possibilità ai masterizzanti di vivere un modello operativo estremamente avanzato. Com'è cambiata e in che direzione va questa professione all'interno, per esempio, degli ospedali? La professione del farmacista ospedaliero è una professione antica che si evolve costantemente. Siamo oramai in tempi in cui l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione farmacologica è altissima, noi siamo tenuti a garantire il farmaco, a far sì che venga utilizzato al meglio al fianco del medico e dell'infermiere, proprio per garantire la terapia corretta al paziente sia sotto profilo qualitativo che quantitativo. La farmacia si è evoluta tantissimo, è molto tecnologica, ci si avvale di strumenti informatici e robotici proprio per abbassare drasticamente i rischi di errore. Quanto contano le collaborazioni per ottenere risultati validi ed efficaci? Le collaborazioni, specialmente con l'università, sono fondamentali perché l'università ci offre l'evoluzione della scienza in maniera credibile e autorevole e ci permette anche di conseguire dei diplomi universitari che hanno anche un valore giuridico. In questo caso specifico ci permettono di accedere alla carriera del direttore di farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali.